Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questa nuovissima diretta del gruppo, eh sì, del, gruppo sì, del gruppo Facebook e del canale YouTube. Benvenuti ragazzi, ciao a tutti. Quindi eh, stavo vedendo se eravamo in diretta, effettivamente ci siamo. Quindi, benvenuti ragazzi, scusate questa partenza rallentata. Comunque, siamo operativi, vi do il benvenuto nella live di oggi, come vedete qua sotto, facciamo una recensione. Eh, di qualche store, qualcuno dei vostri store. Quindi oggi guardiamo questo. Dato che è una live che mi avete chiesto anche nelle volte passate, nelle settimane scorse. Oggi guardiamo qualche store. Non guarderò 10 store, anche perché insomma mh, sia perché ci vuole tempo per guardarli e sia perché ehm, diamo poche priorità e andiamo mh, insomma per una via. No, scegliamo due o tre store e poi le guardo in modo completo come abbiamo fatto a questo punto già più di un mese fa perché ho visto che la live l'avevo fatta tipo il 4 giugno l'ultima volta, live di questo tipo. Oggi ci risiamo, quindi vi do il benvenuto nuovamente a tutti. Eh, le chat sono operative, perfetto. Ciao da eh, Facebook, generoso. Ciao, come stai? E anche da YouTube, da YouTube adesso tra poco vi recupero la chat, aspettate un attimo, eh, ok, adesso recupero la chat anche di YouTube. Comunque questo è quello che facciamo oggi ragazzi, io vi invito come sempre a lasciarmi un bel mi piace se siete pronti insomma alla partenza della diretta, vi ricordo che tra una cosa e l'altra... Quindi, mentre parlo ogni tanto prendo qualche domanda della chat e vi vado a rispondere, cosa che farò poi anche in modo completo alla fine, alla fine della live, o in realtà verso la metà per rispondere a un po' di domande nello specifico. Quindi, saluto Pietro. Ciao, Pietro. Tra l'altro, Pietro, adesso in settimana lanciamo con Pietro. Ehm, quindi, poi vi faccio sapere come va anche con lui. Davide, migliore di dropshipping in Italia, grazie mille, Davide. Grazie, Davide, mi fa piacere. Ciao Andrea, ciao Nicola, ciao Esteban. Ho iniziato il percorso one to one con Samuele. Gra grazie, grazie mille, Esteban, grande. Ci siamo sentiti fino a 15 minuti fa, mezz'ora fa più o meno, quindi ottimo. E con Esteban abbiamo già fatto la prima fase di lancio e uh, siamo su un ROAS assolutamente ottimo. Quindi adesso ci manca che scalare. Quindi grande Steban. Ciao anche a Nicola. Non so se, so se so. Ti ho salutato. Andrea, penso di averti salutato. Edison. Ciao Sergio. Ciao Domenico. Ciao Moreno. Ciao Nico. Ciao Paolo. Se uno ha uno store di elettronica ma vuole testare un prodotto di abbigliamento, creare un nuovo store a parte o di fare dei te test, forse. Uh, no, cioè se è uno store specifico di elettronica e uno store di nicchia, ovviamente devi fare un altro, un altro store, o cambiare tutto. Per evitare blocchi di Paypal con account nuovo con società, cosa mi consigli di fare? Ma il blocco e la limitazione di una ventina di giorni su, sui soldi, sui nuovi account, c'è cioè sempre anche se non avessi, cioè anche se fai 100k al giorno senza avere nessun tipo di reso. Cioè, adesso questo è un esempio esagerato. Però per dirti che non credo esista il modo di aprire un account e non avere il blocco. Ma è, va anche bene, cioè tanto insomma è una cosa gestibile. Ciao Paolo, ciao Samuele, ciao Luigi. Vorrei comprare il tuo corso, ma se poi avessi bisogno di aiuto mi aiuteresti. Assolutamente sì, Luigi. Sappi che nel corso hai due, due modi per essere aiutato. Uno è il gruppo privato di supporto. Se hai domande, le scrivi lì e ti rispondiamo. Due sono le live settimanali, dove la sera eh, alle 21 lunedì c'è una live privata per gli studenti, dove mi concentro sulla chat, guardo gli store, guardo le ads e do supporto. Ciao Bernardo, ciao Andrea. Adesso poi recupero qualche altra domanda. Uh, prima passerei subito a farvi mettere qualche link dello store. Quindi come vi dicevo ragazzi, questa live farò un paio, cioè un paio, farò qualche recensione di store. Ovviamente vi chiedo solo questa cosa: se avete uno store da farmi vedere, fate sì che sia, non dico completo, però non mandatemi lo store se non c'è materiale. Cioè, aspettate piuttosto la prossima live e vi vado a dare la recensione mentre se state già lanciando avete già fatto qualcosa non avete fatto magari vendite oppure avete tutto pronto ma mh, volete un mio feedback qualcuno quindi non tutti non riuscirò a fare tutti ma qualche store lo andrò a recensire quindi vi metto bene in grande uh, questa cosa qua sulla recensione scrivilo in chat senza il punto com togliamo anche facciamo così tolgo sta cosa Perfetto. Quindi vi do un po' di tempo ragazzi, se avete qualche sora appunto da linkarmi fatelo, ne prenderò 2-3 da recensire. Ciao Francesco. Perfetto, ciao Gabriele. Spedizione sempre inclusa gratis. Ciao, Edoardo. Ho acquistato il corso il sito fatto da te oggi. Quando verrò contattato? Eh, molto breve, me, Molto in breve, Edoardo, cioè molto a breve. Scusami. Eh, di solito, massimo non lo so, 5, cioè sul, sul sito, dopo l'acquisto, dico che entro 24 ore si è contattati. In realtà, eh, ti scriverà il mio team, massimo un paio d'ore sarai contattato, Edoardo. Non preoccuparti, anzi, preparati. Se hai qualche preferenza, qualcosa da volermi dire, poi, tanto tutte le info le vedo io. Se hai qualcosa da volermi dire eh, sul sito, se hai preferenze della nicchia, se vuoi comunicarmi qualcosa, preparati già questo materiale. Così, appena ti scrivo, mi, mi puoi, ci puoi far sapere qualche info. Se invece vuoi lasciare totalmente a me il controllo dello store. Me lo farei comunque sapere, non è un problema, ti trovo io qualcosa di figo. Eh, cosa che già faccio però, dico magari, che ne so, vuoi, voglio la nicchia cucina? Non lo so, dipende da te Edoardo. Dopo eh, ti do priorità, ti scrivo. Ok, allora. Gabriele, sei, se hai ricevuto sette acquisti ma su Shopify non ce n'è neanche uno, vuol dire che non ci sono acquisti reali. Probabilmente hai settato male magari anche gli eventi aggregati, anche se no in realtà quello è solo per la priorità. Eh, se hai installato magari il pixel e, e l'hai fatto manualmente potresti aver sbagliato il settaggio di qualche evento. Può essere. Allora ragazzi vi do ancora un paio di minuti per mettermi qualche store e poi eh, inizio a prendere i primi. Ovviamente se... Eh, ecco. Questa cosa è ovvia, però se c'è qualcuno che mi ha mandato già gli store le volte passate, ovviamente non andrò a fare la recensione, perché almeno diamo priorità anche ai nuovi. Uh, se no, il punto com non recensisci? Sì, il punto .com vuol dire solo non mettere il link. Mi ama un negozio di estetica ed ha dei prodotti che compra a fornitori. Mette un prodotto suo nel sito? È possibile? Le marche G7 non si possono vendere. Beh, uh, se lei ha la. Cioè, se Edoardo, se lei ha l'autorizzazione per poterli vendere, si può anche fare. Um, però, ecco, poi se vuoi, se mai ne parliamo in, uh, via mail. Che compra il corso a contatto diretto con te, Giuseppe. Nel corso, l'ho già detto, hai l'accesso al gruppo studenti, dove ci sono anch'io, e le live settimanali, dove, cioè, che, che le tengo direttamente io. Non avrai una chat privata con me. Mi, con 3.000 studenti mi diventa abbastanza complicato riuscire a farlo. Uh, ok, ciao Enrico. Allora, adesso io inizio a vedere qualche, qualche store: cioè me li guardo prima io uh, me li apro prima io, ne seleziono io qualcuno. Quindi, ovviamente, se ci sono gli stessi problemi che dico sempre. Anche lì, cioè, evito di andare sempre sulle stesse cose. Sennò, diciamo veramente ogni volta la live è identica e non è così divertente neanche per voi. Allora, ok. Allora, Samuele eh, Samuel Merlatti, ti recensisco il tuo store, ma lo faccio vedere in realtà perché mi sembra un lavoro decente. Cioè, un bel, un bel lavoro, un lavoro decente. Ti faccio vedere, um, cioè anche per farlo vedere agli altri ragazzi, e magari escono un paio di cose da dirti. Ciao Costel, ciao Ciro. Ok, Edoardo, perfetto. Dopo ti scrivo, ciao Nicolas. Ciao Luca, ho visto la lezione sull'affiliazione di Instagram. Ho capito una cosa: il link sono gli affiliati a crearlo, noi a, dar, a darlo a loro. Allora, Luca, molto facile con l'applicazione degli affiliati tipo GoAff Pro o Affiliately. Tu crei il piano, quando loro si iscrivono al piano di affiliazione, riceveranno in automatico da piattaforma un link um, che, che utilizzeranno loro poi per sponsorizzare. Chiaro è che mh, ti consiglio magari di fare così. Prima setti il piano di affiliazione e poi ti provi a iscrivere tu esternamente. Eh, ti scrivi esternamente così vedi il processo, cioè capisci bene, ok, devo. cioè ti metti nell'ottica, capito, dell'influencer così poi magari puoi preparare anche una decina di righe dove vai a, a spiegarlo ehm, all'influencer quando si scrive, almeno gli dai una sorta di guida, no? Ciao Massimo. Buon pomeriggio uh, a differenza di altri, siamo una persona pur guadagnando bene, è rimasta umile. Grazie Massimo, grazie mille. Grazie mille del tuo feedback, Massimo, mi fa molto piacere. Ti ringrazio. Grazie dei complimenti. Davide, conosci HTML? Mh, pochissima roba, qualcosa riesco a modificare lato store, lato codice di HTML smanettandoci un po'. Eh, non, non sono un pro, sicuramente. Avevo studiato anche qualcosa a scuola, ma eh, diciamo che molte delle cose che ci servirà andare a fare le troviamo facilmente anche online. Modifiche, ripeto, HTML da fare sullo store. Quindi, comunque, non, eh, non è fondamentale conoscerlo. Se lo conosci, top, perché hai sicuramente uno step. Eh, insomma, sei già a un livello successivo. Ok, ciao Enrico. Andrea, dopo ti rispondo. Allora, partiamo con lo store di Samuele. Allora, Shaker Fun. Ok, quindi Shaker Fun, andiamo sulla product page. Ecco, una cosa, Samuele, che ti consiglio, ho visto l'uscita del, del pop-up appunto, ehm, che è... non me lo fa più cliccare, aspetta un attimo, rifresciamo. <ride> quindi va bene offrire quel, eh, quel pop-up, chiaramente per l'acquisizione. Ho anche visto che è uscito con un minimo di delay. Quindi ci siamo. L'unica cosa che mi viene in mente da dirti è che lì sotto, quindi questa quest icona che c'è qua sotto, togliamola. Intanto magari anche proprio per mobile, questo lo farei un po' più grande. Magari ci puoi mettere una foto in mezzo, eh, ci potrebbe stare. Ma questo che c'è qua sotto, togliamolo. Cioè il, uh, il regalino lì. Forse è una cosa legata al tipo di, di pop-up che hai scelto di Clavio. In quel caso, cambialo. Perché, insomma, anche qua dall'ottica di un utente, se gli esce il pop-up e non vuole lo sconto, poi il fatto che rimanga sullo schermo, secondo me dà un po' fastidio. Poi andiamo a vederci la product page. Mi sa che questo pulsante non funziona. Non so perché ogni tanto non mi fa cliccare. Allora, aspettate. Ok, Ok, L'eccessore. Che estensione Chrome stai usando per spiare lo store? Uh, nessuna, Bernardo. Sto usando solo uh, la visione, quella per vederlo mobile. Alex, scammatore, va bene. Ok, Alex. Vabbè, allora torniamo a noi. Uh, allora, store, Electric Shaker. Ok, quindi questo Shaker lo conosco. È molto, molto figo. Ti dico un particolare estremo, Samuele. Um, che ripeto, sono tutte cose che andrei a fare io. Eh, che, che andrei a fare io solo perché, cioè, anche qua, faccio una premessa. Come, come dico anche nelle, nelle consulenze che faccio magari di store review. Quando vi do la recensione del, dell'istore, vi dico ogni cosa minima che andrei a fare io stesso. Quindi se in un punto vi dico non mettere la virgola, metti il punto e virgola, lo dico solo perché è una cosa che farei io stesso. Um, quindi questo appunto perché magari vi dico una cosa, voi pensate che okay, è una cosa banale, può anche esserlo, ma sappiate che questa è la intro con cui ve lo dico. Quindi... Um, questo è insomma il motivo per cui, per cui vi dico anche queste minime cose. E una cosa importante, Samuele, sarebbe avere le foto tutte della stessa dimensione. L'unica in realtà diversa è questa, che è poco più grande. E non è sicuramente un problema o una cosa che ti blocca le vendite. Sappi che io sono maniaco di queste cose, quindi te la dico solo per questo. Poi Frequenti Together. Questo è interessante. Il, il checkout, il tasto qui, lo farei di un colore tipo verde. Cioè una call to action, le call to action sono importanti, facciamo sì che si vedano. Quindi cambiala, mettila magari verde. Il Secure Checkout di Trust Badge, mettilo medium come grandezza anche da mobile, che viene un po' più grande ed è un po' più figo. E poi descrizione. Allora qua forse farei il titolo molto molto più piccolo, cioè vedi anche tu che è molto grosso, molto ciccione se lo lasci scritto così grande, quindi lo semplificherei di molto lasciando una sorta solo di motto, massimo due, tre righe, fine, quindi sistemalo così, poi descrizione, ok, qua hai la GIF, varie foto, easy to use, qua mi sembra tutto figo, forse questo metterei i titoli iniziali qua. Senza checklist, senza bullet point, in grassetto e poi lo spezzerei con un altro contenuto in mezzo. Specifiche shipping info, io una cosa che tendo sempre a fare è metterli sulla sinistra e non centrali, perché eh, centrali mi sballa la formattazione. Recommended for you e poi anche sulle review, qui dovresti spingere parecchio Samuele, perché quattro sono poche. Il social proof è importante. Però in linea di massima anche la colorazione. Questo giallino chiaro, diciamo, non mi dispiace, quindi uh, la base è sicuramente molto solida. Ok, uh, ah sì, Bernardo, sì, PP Spy esatto, un'estensione, sì, ok, intendevi quello. È un'estensione di Chrome gratis, Bernardo, puoi darci un'occhiata. Cristian, uh, se avviassi uno store sul mercato italiano, devo cercare sponsorizzate... Sono con Influencer degli italiani, assolutamente sì. Assolutamente sì. Massimo, dopo ti rispondo a quella domanda che è molto interessante. Cerco di risponderti il miglior modo possibile. Um, insomma, è un argomento che mi piace anche e che in minima parte tratto anche nel video di domani, dopo vi faccio vedere. Allora vediamo un paio di altri store. Quindi io intanto me li apro qua di fianco così voglio vedere un po' che tipo di store sono. Ok, quindi se ne avete ragazzi scrivetemeli in chat. Ah, ok, Samuele, perfetto. Ok, allora. Edoardo, il sito viene fatto in Nazione America, giusto? Anche questa è una cosa che possiamo decidere, Edoardo. Se hai preferenza vuoi farla sui USA, certo. Ok, attenzione ragazzi perché se mi scrivete gli store col nome sbagliato o con lo store che è chiuso da password, ovviamente non li posso vedere, eh. Non mi trova nessuno store, adesso mi viene il dubbio che sia io il pro... Anzi no, niente. Ok, risolto, benissimo. Allora. Um, vediamo un po'. Stavo leggendo un paio di domande, adesso poi vi recupero ragazzi. Mia.it punto hit Allora, vediamo questo qua di Enrico Cristian. Come ti comporti con gli store quando vai in ferie? Disattivi momentaneamente. No, c'è cioè il mio team che, che vede tutto, non è un problema, Cristian. Tanta gente in The Red vedo tante persone, guru, che dire che avevano intrapreso il drop ma che hanno perso soldi fallendo miserabilmente. Perché? Perché non sapevano cosa stavano facendo, Sadek. Cioè, e so poi soprattutto se, cioè, se io oggi dico che sono partito con l'affiliate e non ho fatto soldi, non puoi scartare l'affiliate. Perché? Perché io ora ti sto parlando di drop. Cioè, è chiaro che un, una, un ragazzo che ti spiega un altro business fa di tutto... Eh, io no, però un ragazzo che, che, che deve venderti il, un business di eh, un'altra cosa di affiliate se ha fatto drop e ci ha perso soldi, userà questa cosa per dire non farlo perché non funziona. Cioè. Mh, state attenti a filtrare e a prendere per vero. Cioè, non per vero che siano falsi, ma. Cioè, capite, nel senso è ovvio, no? Eh, se. Mh, se, se faccio una cosa ti devo vendere una cosa, cercherò di screditare qualcos'altro, qualcun altro, per farti venire da me e non da, da un altro. Questo è, quindi è ovvio che uno dice ho fatto una cosa, ho perso soldi, non farla neanche tu, ma fai questa che sto facendo io. Edison, un modo per fregare l'algoritmo di TikTok riguardo al fatto della sim? No, nel corso spiego come. Fare per andare virale su TikTok America, non c'è un modo per cioè. Poi non lo conosco, fa, fate così che è quello che funziona. Eh, quello quello sì. Edoardo. Puoi scrivermi su Instagram. Giovanni, sul corso, oltre le lezioni eh, c'è un gruppo 24 per risolvere ogni problema. Sì, Giovanni, c'è il gruppo di eh, supporto di Facebook con me, con tutti gli altri ragazzi. Con i coach del corso. Se hai una domanda o un dubbio, la scrivi lì dentro. E ti diamo risposta, um... allora iniziamo. cioè iniziamo, andiamo avanti con la review. Questo è lo store di Enrico, um... questo è lo store di Enrico. Diamo un attimo un feedback. Allora. Intanto pop-up ehm, pop per email, ok Vediamo se rimane anche qua sotto No, esatto Quindi per dire quello che dicevo prima eh, Dicevo a Samuele Non rimane il pop-up Quindi in questo caso, ottimo Totalpet.it Il dominio mi sembra top Mi sembra molto, cioè, perfetto diciamo Totalpet, bello pulito Aspettate che mi sistemo Ok, forse così più centrato Total Pet, allora poi, foto principali, questa è l'unica foto accettabile tra virgolette, perché? Perché questa è una foto editata, qua ci sono i testi e questa, eh, no, anche questa eh, sembra sensata. Tutte queste foto come al solito non vanno bene, eh, cioè non voglio usarle io in, eh, nella product page, nelle foto principali se non altro. Poi taglia eh, colore blu, taglia S, ok. Ecco, i doppi badge no, cioè piuttosto questo qua di The Beautify toglilo, perché se usi l'app Trust Badge appunto di eh, Conversion Beer, che dovrebbe essere questa, quello che c'è qua sotto doppio non serve, quindi uno dei due va tolto. Poi, zampe sporche, impronte ovunque, non più, ok. Allora, le foto, i contenuti, falli centrali, Enrico... Eh, tra i testi serve più materiale perché altrimenti è noioso, tra virgolette, leggersi tutto, quindi bisogna aggiungere un po' più di materiale, centrare i contenuti, aggiungerei un po' di GIF, questo è un prodotto comunque molto conosciuto, quindi ne trovi veramente tanto di materiale, creare la product page bella piena qui non sarà un problema. Recensioni, anche qua, essendo che è un, che è un prodotto conosciuto, eh, spingi di foto soprattutto su quelle iniziali. Cioè, importa o scrivi le review con foto, lasciando anche solo le prime 80 senza nulla e le ultime 20 o quelle che sono devono essere di maggior impatto. Poi, questo, eh, ripeto: descrizione, secondo me ci siamo a livello di testi, devi migliorare un po' la struttura per quanto riguarda contenuti GIF vari. E poi, po probabilmente, per questo io metterei un'app uh, un per i bundle uh, per acquisto in quantità. Quindi, acquistane di più e risparmio. Quindi questo, foto, secondo me i contenuti sono la cosa principale da modificare, Enrico. Per il resto ci siamo. Eh, ah, non è il tuo, Enrico. Ok, mi sono... Sì, mi sono eh, confuso, è Darie. Scusami perché avevo visto il tuo, il tuo nome subito sopra, non riuscivo ad aprirlo. Comunque, sì, perdonami. Tiziano, se metti il link e se... e se riesco a guardarlo, sì. Uh, però dovete mettermi il nome dello store senza.com come c'è scritto qua E eh, così posso vedere Andrea ogni video di TikTok faccio dalle 500 visuali in giù Solo uno mi è andato a 5k Si può rimediare questa cosa? Sì Andrea facendo video migliori Nel senso che alla fine eh, Un conto era mi dicevi Rimango a zero Non riesco a fare nulla ehm, eh, no, Non riesco a fare nulla non, Nel senso mi rimane ehm, mi rimane a zero view. Quello era un problema che poteva essere shadow ban, eccetera, eccetera. Da lì in poi, se i video ti fanno 500.000 view e non riesci ad andare oltre, probabilmente è perché quello è il limite, quello è il range massimo che con quei video riesci a raggiungere. Quindi, probabilmente, capito, arrivi ai 500 view, te lo spinge TikTok, poi non hai più interazioni e non vengono più spinte. Quindi, ti consiglio di testare semplicemente nuove. Um nuovi format nuove tipologie di, di store cioè di store di contenuti allora vediamo un po ok questo store qua di Enrico Nor Makeup lo condivido e lo guardiamo insieme perché è un prodotto che anch'io mi sono salvato questi giorni e quindi voglio vedere che cosa hai creato Vittorio ti rispondo dopo una bella domanda quindi ti dico, eh, ti dico dopo, nel senso che almeno adesso guardo la review, poi ti rispondo che è una domanda interessante. Eh, Paolo anche tu, eh, due domande molto molto interessanti. Le vostre, vi rispondo appena dopo questa review, così procedo e mm, andiamo sul terzo store di oggi. Vi ricordo, ragazzi, come sempre, di lasciarmi un bel mi piace a questa live se vi sta piacendo, così io ogni tanto ci do un'occhiata, vedo che salgono i like. Mi fa piacere, so che vi piace quello che vi mostro e quindi siamo tutti in linea. Comunque, do, eh, nor, eh, make up. Non spazzarmi via che sono in testa, Enrico. No, no, ma ehm, me lo sono salvato, ma non so... Cioè, me lo, mi salvo tutti i prodotti che trovo anche per mostrarli un po' eh, nelle live, nelle, nelle call, questa roba qui. Però per dirti che... Insomma, se me lo sono salvato è perché lo reputo interessante. Quindi vuol dire che, insomma, già l'hai trovato e hai fatto un bel, un buon lavoro anche di ricerca, no? Quindi questo ci sta. Allora mh, facciamo così: ok. Ok. Allora, Nurbeg. Eh, allora, facciamo questa cosa. Eh, togliamo questo. Qua sotto non so se mi fa. Aspetta. Ok, se no mi dava fastidio. Allora, vediamo un po'. Intanto, questa è una borsa. Praticamente, con lo specchio per portare, per mettere anche il make up. Che dicevo prima che ho trovato anch'io e secondo me è veramente molto molto interessante perché il valore percepito è altissimo. E il pricing adesso tu la vendi a 2999. Non mi ricordo quanto costa, se veramente con 2999 riesci ad avere almeno un 15-20 euro di profit, è un prodotto assurdo. Comunque, vediamoci la product page. Quindi ok. Aspetta, faccio caricare ancora un attimo. Michael, come mai... Eh, ciao intanto, tu eh, come altri guru non mostrato dite cosa vendete, c'è cioè, un motivo in particolare? Eh, beh certo Michael, il motivo è che non voglio 30.000 iscritti, 200.000 follower di Instagram e 23.000 persone del gruppo Facebook che mi facciano competizione sapendo qual è il mio store e i numeri che fanno quindi eh, quella è l'unica motivazione. Poi in realtà non è vero perché alcuni store, alcuni prodotti, soprattutto nelle call quando devo far vedere qualcosa, li vado anche a mostrare quello che vendo, però ovviamente so che quella è una consulenza privata, è un percorso one to one e quindi che io dica ad una persona il mio store non mi cambia, che dica che prodotto vendo non mi cambia. Se ci faccio un video qua dentro ho 10.000 view al video e insomma, non vorrei buttare uno store, diciamo così. Diciamo questo. Allora, le uh, foto le abbiamo caricate. Allora, una cosa che ti dico Enrico, sono tutte foto top. Probabilmente potremmo anche limitarle, le limiterei in quelle principali queste qua di scorrimento, quelle più belle. Cioè in realtà va bene dare tanto, mh, tanto materiale, però per esempio io vedo il branding tutto molto rosa, quindi per esempio queste due foto qua vanno bene perché si vede il prodotto. Se riesci a rimanere su un 4-5 contenuti, che si mischiano bene anche al resto della colorazione, tipo questa è top. Foto così è top. Una cosa qua che ti aiuta, però ovvio, in una fase magari successiva è comprare il prodotto, prendere una ragazza, fare delle foto con questo stile qua. E lì vai a portarti veramente a un livello 100 volte più alto rispetto alla competizione. Però mm, va bene. Le stelline queste qua penso siano di lux, quindi magari colorale anche qua del classico oro che ci può stare. Rimaste solo 11 bag, lo sconto. Allora questa cosa ti dico va bene, testiamolo. Personalmente è una cosa che non utilizzo quasi mai. Quasi dico perché l'ho utilizzata con uno studente eh, perché il suo prodotto si prestava, ma io personalmente non la uso da anni. L'urgency di questo tipo. Ripeto, ci può stare dipendentemente dal target a cui ti rivolgi. Mm, insomma, è una cosa in più. Uh, poi, ok. Uh, ok, ecco, forse manca un po' di roba in descrizione. Ora non so se ci stai ancora lavorando a tutti gli effetti. Uh, eri Enrico. Non so se ci stai ancora lavorando. Spero di sì, tra virgolette, nel senso che appunto manca la, la descrizione. Cioè, magari tu dici, ok, vendo utilizzando la, la home page come. Eh, landing page con le varie info, però in realtà non è settata per essere landing page, quindi uno arriva, va sulla product page, il punto è che in product page dobbiamo convincere il cliente ad acquistare e qui sotto manca tutto il pezzo relativo a le varie gif, le varie foto, le feature del prodotto, quanta roba ci sta, eccetera, eccetera, cioè le descrizioni complete come quella che ho fatto vedere dello store prima. Eh, va replicata qua sotto, cioè, mettere un bel po' di materiale, i vari paragrafi di testo e tutto quanto. Poi la chiusura, materiali, spedizioni e dimensioni, benissimo. Manca tutto questo pezzo che sarebbe qua, praticamente. Però, scritto in queste due o tre righe. Secondo me è, ma è molto poco, cioè, mh, va costruita. Questa è la cosa principale da fare. Recensioni, perfetto. Probabilmente non ci sono tante foto neanche dagli Express perché comunque è comunque un prodotto più o meno nuovo, quindi ok. Eh, la quantità di recensioni perfetto, verificate, tutto top. Unica cosa è veramente la descrizione e le foto principali. Però Enrico, ottimo lavoro perché questo è un prodotto veramente molto figo, quindi... Eh, hai fatto un bel lavoro. Complimenti. Ciao Cristian, eccoti, come stai? Bernardo, se mi scrivi su Instagram ti faccio contattare anche dal mio team, ti spieghiamo bene come funziona quel percorso. Giovanni, consigli di fare drop tramite siti come Aliexpress, CJ o direttamente con qualche agente? Eh, sicuramente con qualche agente tra le tre cose che mi hai citato, Giovanni, è la cosa migliore. Quindi... Um... Quindi sì, cioè, poi eh, tu prima mi chiedevi del corso. Sappi che nel corso spiego anche come trovarli. Do una lista di agenti efficaci che molti ragazzi stanno usando. E. però sì, gli agenti, chiaramente. Questo rotto costerà almeno 10 più spedizione 7-8 euro. Cosa sbaglio? Mmm. Marco, eh, ho fatto i preventivi per qualcosa di simile, dimensioni più piccole del 50, costa 6 più 5 di spedizione. Non lo so, ma infatti Marco, come dicevo io prima, ho detto: eh, se puoi venderlo veramente a 29,99 con quel margine, benissimo. Io non so quanto costa, non mi ricordo. Anche a me sembra poco, io mi ricordo un pricing, secondo me, di 14 dollari che ho visto io, compreso di spedizione, però potrei tranquillamente sbagliarmi, eh. Samu, se stai partendo adesso, vendi in Italia che è meno competizione, meno, meno costi anche di ads e insomma, meglio per quelle che sono già due motivazioni molto forti. Pio, ciao. Quanto costa il corso? Allora, ragazzi, vi linko qua sotto il corso dato che state chiedendo in parecchio un po' di info, così vi potete vedere tutto quanto. Ve lo linko in chat, così se siete interessati potete darci un'occhiata. Um, vedete, cioè sulla, sulla pagina qua immediata vedete tutto quello che include e vedete anche le feature che ci sono dentro, il gruppo privato, le live, il caso studio di TikTok, tutte le lezioni eccetera eccetera, quindi mm, vi ho lasciato il link così lo potete approfondire. Ok, allora facciamo ancora una review. Il margine è circa 13 euro, lunedì credo di alzare il prezzo. Eh, infatti, 13 vuol dire 16, che lo paghi 17, lo vendi a 30, quindi sì, in effetti sì. Calcola che Enrico, il um, come si dice, almeno quei 15-20 euro sarebbe top averli per, per, per la fase appunto di test. Con Facebook Ads, tra, se non altro. Eh. Stare a 2999 di, di quel prodotto qua è veramente assurdo, cioè veramente, sarebbe veramente top, però chiaramente penso ti serva uno stock per uscire a quel prezzo lì. Allora, mi guardo ancora un paio di store tra cui sceglierne uno, ragazzi. Così procediamo con un'altra review. Allora. Sì Andrea, puoi usare il conto PayPal per più store. Allora, vediamo Shaver King, che mi sembra un bellissimo nome di dominio. Vediamo se lo store rispetta il, il nome di dominio, se... Come, come l'hai fatto, uh, Matteo, se non erro. Sì. Ok ci sta 35, sì, anche secondo me ci sta comunque come, come pricing 34,99 ci sta. Marco 1213 dollari compreso spedizione vuol dire che in euro è 11,12 per 2,5 è 29,99. E secondo me ci sta, quindi hai per due e mezzo di margine, hai 18 euro praticamente di profitto. Not bad. No, best communication. Se vuoi partire con Facebook ads e testare un prodotto, fare prima i like non ti servono. Cioè, io nel corso consiglio di fare prima una campagna page like. Non con l'obiettivo di farmare quella pagina, non con l'obiettivo di farmare e di avere tanti like, ma con l'obiettivo di avere, um, di, di, di iniziare a farmare l'ad account, cioè di mostrare al, a, a Facebook che stiamo spendendo dei soldi e che non usciamo da un giorno all'altro a spendere eh, 100 euro al giorno. Cioè questa è la differenza, bisogna eh, partire più soft, eh, proprio per, ripeto, farmare l'ad account e poi partire. Per evitare i ban, esatto, è quello, quello che ti sto dicendo. Giusto, best communication esatto, uh, ok, allora, rispondo a una domanda delle due interessanti di prima, che è quella di Vittorio. Quante visite allo store paragonate alle vendite? Quanti soldi spesi per le ads sono accettabili? Allora. Uh, Qui c'è una cosa da calcolare. La risposta più semplice per questa cosa, Vittorio, è il conversion rate. Quante visite allo store paragonate alle vendite sono accettabili? Il concetto qui è che se vendi in drop, vendi in eh, diciamo worldwide, eh, vendi worldwide pricing in dollari. Quindi prendiamo la, la, la situazione più generale possibile, il conversion rate medio che dovresti avere, che ha un store. Uno store, eh, un e-commerce con Shopify, con dropshipping, è l'1.3%, tra l'1.3% e l'1.5%. Quindi la risposta è molto semplice, se tu fai mille visite al sito e fai zero vendite, è un problema. Perché? Perché il conversion rate medio è l'1.5%, quindi dovresti avere 15 vendite su mille, eh, se ne hai zero... È un problema, cioè non va bene, ma 1000 è un esempio magari esagerato. Porti 3-400 persone allo store, avrai un certo conversion rate. Se il tuo conversion rate è dello 0,5, fai meno vendite quindi del previsto, c'è un problema sul sito. C'è da capire perché, perché è troppo lento, perché costa troppo, perché um, porti un target errato, tante cose da capire. Quindi il, eh, il vincolo da usare è il conversion rate. Se porti poche persone, quindi esempio opposto, porti poche persone sul sito, eh, non puoi domandarti perché non vendi, perché l'1.3% di 20 persone sul sito è 0, e quindi è giusto che stai facendo zero vendite. Poi, per quanto riguarda i soldi spesi per le Ads, eh, anche qui dipende da quanto vendi il prodotto, perché dipendentemente dal prezzo a cui esci sul mercato, ci sono dei budget diversi da spendere, cioè non puoi spendere lo stesso budget per testare un prodotto che in vendita costa 19,99 con lo stesso budget, ripeto, di un prodotto che vendi a 2,97. Questa è un po' la differenza. Cioè due cose da, da capire. Ehm. Uh... Sviluppo web da molti anni, vi do un consiglio: non abusate del testo centrato. Bravo Mattia, giustissimo. Infatti, prima ho detto non uso il testo centrale, lo uso sulla destra, cioè sulla sinistra, scusami, proprio perché eh, sballa tutto. E poi non mi è mai piaciuto. Eh, sballa tutta la formattazione, viene fatto così tutto centrato. Quindi, non, non è granché. Allora, vediamo lo store di Mattia. Intanto, grazie dei like, ragazzi. Ho visto un bel boost, quindi ottimo. Adesso andiamo, mh, come si dice, procediamo. Eh, procediamo anche con la store review. E poi mi concentro anche su eh, rispondere alle domande in chat. Vi ricordo, ragazzi, dato che ho visto scorrendo un altro paio di domande, nel link fissato eh, qua nella chat di YouTube. E nella descrizione del, del canale, poi anche del video, trovate tutti i link utili per partire, tra cui anche il corso. Dato che molti di voi sono nuovi, ho visto tante domande relative al corso, sappiate che qui sotto c'è il link, quindi per ogni cosa trovate ogni info eh, lì dentro. Ora, shaverking.com, come dicevo prima, il nome è top. Il nome di dominio mi sembra assolutamente ottimo. Andiamo alla product page. Quindi, quando uno store One Product, so che il 90. 8% delle persone arriva qui e qui rimane e quindi vado a valutarlo subito. E quindi esattamente come dicevo prima, questa foto non va assolutamente bene. Prima perché è editata, c'è del testo sopra appunto il contenuto. E poi il font è diverso: cioè, questa è una foto che sembra capito importata direttamente da Aliexpress e lasciata lì solo perché c'è il nome. Quindi questa sicuramente va sistemata tastativamente Stessa cosa direi per questa, cioè andrebbe meglio usarla senza il testo qua, ma il fatto che ci sia il testo con questo outline strano qui non va bene. Questa foto invece è perfetta, questa è perfetta, questa è ottima e anche questa qui ci sta. Ora in realtà la GIF come, come foto non mi fa impazzire, questa è veramente di altissima qualità ma la utilizzerei piuttosto in descrizione. Eh, quindi questa è sicuramente una... Vedi, se la usi già qua sotto, non ha senso che la metti qua sopra. Poi, mettiamola in sconto. È una cosa banale, ma offrire lo sconto dà la percezione che c'è un'offerta e quindi meglio farlo, insomma. Eh, add to cart, secure checkout, ok. Share, questa cosa qua per la condivisione nessuno la usa, quindi toglia. Molto semplicemente, togliamola, tanto non serve. E poi descrizione. Ok, descrizione, allora, anche qui. La descrizione è come va costruita? Cioè, noi dobbiamo portare l'utente sulla product page. Eh, quando arrivano alla pagina prodotto, quello che vedono come materiale deve convincerli ad acquistare. Quindi, se tutto ciò che mettiamo sono bullet point di feature o di specifiche. Sì, il cliente saprà molto bene di che materiale è fatta la batteria interna del prodotto, ma non è un qualcosa che gli aiuta a risolvere il problema e non è qualcosa che gli dà urgenza per acquistare. Cioè, invece di dirgli che ci sono eh, la, la, la batteria al litio che si ricarica velocemente ed è potente, che è una cosa anche utile da dire, è meglio dare priorità o fare un paragrafo dove gli diciamo che con questo accessorio portatile in due minuti quando ha bisogno si sistema ed è pronto a affrontare la giornata cioè dobbiamo risolvere un problema per il cliente dargli le informazioni di qualunque tipo informazioni che non gli servono perché eh, cioè dirgli che avrà sempre bei risultati veloci e sicuri direi che è quasi ovvio per un prodotto cioè mm, ci serve dare priorità a un altro tipo di, di, di copy a un altro tipo di, di materiale in descrizione. Quindi anche qui tutte queste feature va bene, ma io le farei molto minori e andrei a, a elaborarle. Quindi mentre di, me, invece di usare 5 bullet point, quando tu li scrivi che eh, è perfetto per ogni tipo di pelle, uso quel titolo e vado a elaborare in 3-4 righe e gli spiego il perché. Quindi che è stato studiato, Proprio per ogni tipo di pelle, in modo da non irritare, da non graffiare, per dare risultati eccezionali in poco tempo, anche la mattina quando sei stanco e uh, non hai voglia di farti la barba. Fine. Cioè, questo è una cosa che, ok, dice, vero, mi serve. Dirli che è, è ottimo per ogni pelle, sì, sembrano tante più cose per aumentare, però dobbiamo andare a fondo. Quindi questa è un'altra cosa. Um, contenuti. Eh, stessa cosa, cioè non usare gli stessi contenuti che usi in quelle principali, e poi anche qui questo testo va sistemato. Aumenta la quantità di contenuti tra un testo e l'altro per evitare blocchi di testo così grossi che mh, la gente insomma non va a leggere. Le domande frequenti probabilmente lo farei con un'app tipo eh, Smart Tab, in modo che sono divise a tab, tipo lo store che abbiamo visto prima, quello Beauty. Quindi le dividerei così. E poi recensioni, perfetto, ecco altro problema. Mettere un po' di recensioni in inglese, un po' in tedesco, un po' in italiano. No, cioè, all'inizio concentriamoci su un mercato solo. Se vendi in Italia, fai tutto in italiano. Se vendi in Germania, tutto in tedesco. Se vendi worldwide, paesi packet o paesi big, lo fai in inglese. Questo. Quindi, ti consiglio, Matteo. Il prodotto mi sembra figo, eh? cioè, non lo conosco, però, dalle GIF. L'effetto non mi sembra affatto male. L'unica cosa che c'è da capire, secondo me, è questa roba qua di struttura: dove vuoi vendere? A chi vuoi rivolgerti? E soprattutto come vai a creare la product page. Eh, questo era un po' di materiale importante da sistemare. Questo assolutamente. Eh, Marco, se compro il corso posso ridurre le spese. Eh, se intendi che vuoi la fattura, Marco, e poi te la, te la scarichi tu internamente, certo, facciamo la fattura. Assolutamente sì. Ciao, Marco. Prodotto strafigo. Sì, ma in effetti è carino. Cioè, sembra semplice, ma in realtà, secondo me, ha due o tre cose in più che non lo rendono affatto male. Best Communication, ho parlato di questa cosa di Facebook Ads nel video che è uscito due domeniche fa, quindi la strategia di Facebook. Vincenzo, sì, ci può stare in effetti quella cosa, in realtà io cercherei comunque di, di avere già lo store quando parti, perché non si sa mai quanto veloce vai virale. Quindi, insomma, se fai come me, in tre giorni fai mille follower e ti perdi 2 milioni di view per non aver fatto lo store, quindi non fare il mio stesso errore. Allora, esatto quello che dice Mattia, non tutti hanno una connessione veloce, le GIF secondo me sono comunque importanti, chiaro è che giustamente non possono pesare 10 mega. cioè la GIF che pesa 500 KB, 800 KB è ok, um, e va bene, non esagerate, cioè se fate delle GIF troppo di altissima qualità che durano troppo arrivano a pesare anche 15 mega e ovviamente se uno ha una connessione lenta non carica quello verissimo uh, ok perfetto ok allora rispondo anche a un'altra domanda poi vi invito ragazzi a iniziare a prepararvi le domande perché tra poco Diamo priorità proprio a questo, condividerò la chat e facciamo una chiacchierata tra di noi, insomma, dove, dove vi rispondo. Volevo rispondere a una bella domanda che mi aveva fatto Paolo. Ok, il tetto massimo a cui applicare il per 25 per 3 del prezzo di acquisto. Nel senso, se noi il prodotto costa 50, andrò sempre ad applicare il per 25 per 3 Allora, in linea di massima ti direi di sì, Paolo. Sapendo che comunque la regola d'oro che cito nel mio corso è che per facilitare la fase di test, iniziare con un prodotto, poterlo scalare in modo molto dinamico e raggiungere un target il più broad possibile, anche per gli acquisti impulsivi, il prodotto sarebbe bene non andare oltre i eh, 30-50 come prezzo di vendita, dove pagarlo 10 e venderlo a 29,99 è un tipo di margine eh, che è per 3, 20 euro di profit ed è quasi perfetto diciamo così eh, questo eh, se tu paghi un prodotto 50 non solo devi calcolare un certo tipo di margine e, eh, e, e il profitto appunto eh, aumenta ma eh, questo perché si fa? perché è più difficile da zero a freddo convincere un, un cliente a comprare un prodotto che costa ehm, 200 euro rispetto a 30 Proprio per questo motivo, in realtà, ecco, faccio un passo indietro: cioè se tu vai in realtà a giustificare quel prodotto perché c'è un vero problema sul mercato che serve risolvere e il tuo prodotto lo risolve, è un altro discorso e se ne può parlare. In quel caso, però, sì, perché aumenta il margine che hai, tu fai sempre per due e mezzo e quindi avrai 50 per due e mezzo e vai a venderlo a 125. Credo. Comunque quel margine che quindi ti vai a trovare. 125, sì. Adesso diventa 75, ma è giusto perché? Perché ti serve più tempo per le ads e più spesa per convincere o trovare una persona adatta ad acquistare quel prodotto a freddo impulsiva. Perché riesce a spendere 125, cioè ci, ci sono meno persone pronte a pagare quell'importo rispetto a uno più basso. Poi mh, sono argomenti molto interessanti, ma molto più grossi nel senso vanno approfonditi nello specifico però eh, spero insomma di averti risposto ok allora uh, ok Ciao Matteo, un consiglio. di Domenica 17 luglio parto per le vacanze, rimango circa 2-3 settimane. Iniziare ora il corso, poi fare una pausa e iniziare dopo le vacanze. Ma calcola Matteo che il corso ti rimane a vita, cioè anche che lo guardi un po' adesso, un po' tra due anni. Vabbè, due anni no, però tra due mesi, capito? Non ti cambia, hai comunque accesso a tutto, puoi tranquillamente vedere ogni cosa. Ehm... Uh, quindi se sei curioso di partire di vedere quello che ho preparato, insomma, puoi anche partire ora, riprenderlo poi. Anzi, magari può essere interessante farlo, perché? Perché ti dici: cioè nella tua testa, tu dici, ok, eh, mi guardo delle lezioni e ho tempo per elaborare idee. Magari sulla ricerca prodotto, sulla nicchia, sul tipo di brand che vuoi andare a creare, sullo store che vuoi andare a strutturare, ci può stare. Ok ragazzi, allora io direi che adesso facciamo due cose importanti. La prima vorrei farvi vedere eh, il video che esce domani. Video che esce domani che è questo contenuto che vedete qua sotto. Quindi domani mi collego a una domanda che mi faceva Matteo se non erro all'inizio. Domani vi voglio mostrare eh, un video di un mio prima e dopo, cioè vi voglio che non è un video storia. Ma è un video, diciamo, dove vi mostro tre cose principali che mi hanno aiutato a fare lo switch da prima. Cosa facevo prima, e domani ve lo, ve lo racconto, e cosa, cosa faccio ora? Vabbè, lo sapete, lo vedete, però la differenza. Tre cose che potete applicare da subito per fare lo switch. Questa è una cosa che Francesco, che saluto, che è un ragazzo con cui sto facendo delle call e un percorso per lo store che stiamo gestendo. Mi diceva questa cosa: cioè. Quando hai fatto quello switch? La risposta è che non c'è un giorno, un momento in cui fai lo switch, ma ci sono delle cose che devi applicare con costanza che ti vanno a costruire, insomma, quella sicurezza, tra virgolette, poi di poter fare un'azione tipo quella che vi racconto domani. Quindi domani esce questo video sul canale che ho registrato un paio di settimane fa, eh, con un bel po' di materiale anche mio personale. Diciamo così. Poi. Capirete bene, quindi se siete curiosi di, di vedermi, di capire cosa facevo prima, domani vi, vi faccio vedere anche un paio di foto. Comunque, questo domani lo, eh, ve lo mostro. Detto ciò, ragazzi, quello che farei adesso è concentrarmi con la chat. Quindi io apro la finestra, cioè apro la finestra dello, della, della chat, non apro niente, faccio così. Adesso tra poco spero che vediate la mia chat. Cattura la finestra. Sì. E devo fare questa. Perfetto. Quindi ora vedete la chat però. Perché adesso ragazzi ci eh, dedichiamo, mi dedico totalmente a voi. E vi vado a rispondere a qualche domanda per un po' di minuti. Ok. Non so se c'è altro sotto, no? Allora, lascio la chat qui in mezzo, dedichiamo qualche minuto a voi. Ok. Perfetto. Ok, allora so che ci sono state un po' di domande, quindi cerco di recuperarle. Quindi eh, per gli store credo che ci siamo per oggi ragazzi, quindi abbiamo fatto un 4-5 store, eh, un bel po' di recensioni, abbiamo visto un po' di store, un po' di cose da sistemare, eh, un paio di prodotti anche molto interessanti, tipo quello beauty di Enrico, eh, che, che non era affatto male, forse quello che preferisco della, di questa live. Adesso voglio dedicarmi alla recensione, alla, a, alla risposta delle vostre domande. Quindi cerco di recuperare un po' di cose, anche di roba magari che mi sono perso, oppure scrivetemi voi. Rispondo a un po' di domande, quelle più interessanti, diciamo, quelle più nuove, nel senso non le solite, così anche ehm, chi ha già qualche informazione in più sul drop può vedere più. Eh, insomma, risposte più toste, tra molte virgolette. Fatemi vedere una cosina. Ok. Perfetto. Ok. Allora, procediamo. Eh, allora, vediamo un po'. Qua avevo risposto. Qua ho risposto. Ah, vi ricordo ragazzi, chiaramente che eh, qui recensisco un po' di store, ma lunedì alle 21 che c'è la live degli studenti che anzi, lunedì alle 21 non lo so perché ho un volo lunedì, però mh, ogni settimana alle, alle 21 uh, c'è la live privata degli studenti e uh, vado a recensire tutti gli store, cioè mentre qui non posso guardarli tutti, sullo store li guardo tutti per forza, cioè sulla, sul gruppo del corso, questa solo come info. Comunque, uh, qua ho risposto a tutti, ok, cioè più o meno, però ok. Bernardo, che differenza c'è tra il copy di un home page e di una product page? Beh, sono due pagine diverse, cioè nella home page bisognerebbe dare più delle informazioni anche su quello che è il tuo brand, su quello che è il tuo progetto, l'obiettivo, eh, il problema che hai trovato nel mercato, la soluzione che offri, perché esisti, perché devono comprare da te, mentre la product page è specifica su quel prodotto, cioè quel prodotto lì, perché il cliente lo deve acquistare. L'home page è appunto una pagina di atterraggio, ehm, non di atterraggio, scusami, una pagina di supporto dello store dove serve per mostrare che prodotti hai, cosa offri e tutto il resto. Product page è specifica del prodotto. Eh, gestione pagamenti, vai con Shopify Payment e PayPal. Paypal è una cosa e questi sono un'altra. Tra questi due, vai con Shopify Payment, che è il più facile da settare. Paypal, eh, stessa cosa. Però devi averne due: uno per Paypal e uno per le carte. Presets di Lightroom, Mauro, Saturo. Bah, saturo, diciamo che è sempre. Um, come si dice? Saturo, magari non per forza. Eh, il fatto è che è girato, ha girato veramente tanto. Non dico saturo perché c'è sempre un modo per vendere prodotti che sono venduti in modo veramente massivo, ma non con le stesse modalità. Cioè, quello è il punto principale. Uh, Sami, non, non c'è meglio o peggio. Sono due modalità diverse, entrambe funzionano, ma... Um, dipende dal tuo budget. Torneranno le challenge, Vincenzo. Sì, torneranno le challenge. Allora, mh, se vedete, dagli ultimi video che, che sto facendo, cioè da, da inizio anno, la qualità, poi me lo confermerete voi, si è alzata di tanto. Proprio perché sto registrando i video con un, uh, con un videomaker che mi sta dietro, mi crea i contenuti, mi fa l'editing e tutto il resto. Il punto qual è? È che le challenge sono da fare nel tempo, quindi diventa complicato registrarle in quel modo. Io quello che pensavo di fare è questo, adesso ho un volo, quindi quando arrivo a destinazione, pensa, dato che ho già dei video preregistrati, pensavo di dedicarmi a una challenge fatta come si deve. Ehm... Non manterrà la qualità di video come quella che state vedendo perché è impossibile, ma ehm, vorrei portarla anch'io. Tra l'altro vi faccio uno spoiler: ho comprato da Amazon questa cosa qua che non vi spoilerò, che mi serve per fare una mini challenge di TikTok. Però non vi dico niente, c'è dentro una cosa che non vi mostro. Ma mi serve, l'ho comprata prima di partire perché ho detto adesso mi sposto, vado da un in un'altra parte per, qualche, per un paio di mesi e voglio fare qualcos'altro. Il caso studio che ho fatto su TikTok un paio di mesi fa ha dato ottimi riscontri. Compriamoci un prodotto per TikTok e facciamo qualche video per, per YouTube, per il corso e così via. Ehm. Um... Ciao Massimo, sono andato adesso in live. Uh, no, non ho risposto, hai ragione. Se me la rifai Massimo perché sicuramente me l'ha mangiata YouTube. Eh, infatti, non mi fa andare di più sopra. Se me la rifai, così mi ricordo bene com'era, ottimo. Enrico, assolutamente sì. Eh, altro Enrico, sì, cioè fa la, tanta la differenza. Sicuramente aiuta. Cioè, sicuramente se non ce l'hai qualche vendita, te la perdi. Perché non ce l'hai? Quello sicuro. Mattia, ci ho fatto un video su YouTube. Discorso fiscale, come ogni live, ragazzi, non lo tocco perché non, non ci sono tanti dettagli, tante cose da vedere. È un argomento delicato. Lascio fare allo studio Cesiano, allo studio Allievi che li trovate su YouTube e parlano loro, che sono commercialisti specializzati, di questa cosa. Fiscalità, ogni volta ehm, la, la salto in questo modo perché semplicemente lascio fare a, a dei commercialisti. Allora, vediamo anche su Facebook come siamo messi. No, Facebook siamo messi bene, ok? Allora, ragazzi, ultimo giro di domande e dopodiché vi vado a salutare. Prossimi appuntamenti, vi voglio ricordare che saranno domani alle ore 14 dove vi faccio vedere il video... Ehm, non so ancora il titolo, ma il video sarà tipo... Mm, vi faccio vedere in sostanza cosa facevo prima di fare dropshipping, prima di... Tutto quello che insomma vedete oggi sul canale cosa facevo e cosa mi ha permesso di fare questo switch. Se state cercando di iniziare a fare drop, o se lo state facendo e volete vivere di questo o comunque insomma farlo come si deve. Ci sono tre cose più una bonus che io ho fatto in parallelo alla gestione dei miei store. Che mi hanno portato a fare questa cosa. Quindi um... Secondo me vi piacerà parecchio il video di domani perché è bello tosto anche inteso come quello che vi mostro. Un po' di mia visione su un po' di cose. E poi vi faccio vedere una, una mia foto vecchia eh, del lavoro che facevo prima, che fa abbastanza ridere, però ok, la, la vedrete domani. Quindi lascerò a voi uh, i feedback sul, uh, sul video, insomma, che ci sta. Secondo me, dai. Allora, ultimo giro di domande. Massimo, come muoveresti con la questione di relazione col lavoro imprenditoriale drop? Possa essere diventare un ostacolo se sì, come gestire? Allora, mm, Massimo, ti dico il lavoro che ho fatto proprio all'interno della fase, appunto, che dicevo prima, cioè della parte a sinistra, 0€ che faccio vedere, per esempio, nel budget. E, e poi per arrivare a quella fase di destra non è uno dei punti di domani effettivamente, ma sicuramente l'isolamento fatto in modo controllato ha aiutato. Cioè, ovviamente far convivere le due cose a livello massimo è molto difficile, dipendentemente da quello che fai durante il giorno e da quello che fai, eh, quello che vuoi ottenere. Questo sì, poi ripeto, sarebbe veramente da iper approfondire ed è anche una cosa che mi piacerebbe fare magari in un altro video, ma eh, cercherei. Cioè, se vuoi far funzionare questo, questa parte qua. Questa parte qui devi inevitabilmente dare meno focus e gestirla diversamente, perché tutto il tempo che, eh, che, che oggi c'è qua dentro va ottimizzato per guadagnarne di più e lavorare bene qui. Sapendo che quando questa parte funziona, torni su questa e la vai a riottimizzare, che è la cosa che poi sto facendo anch'io, eh, diciamo, privatamente, internamente, cioè. Ok, arrivo ad un certo livello, automatizzo, c'è cioè il mio team che è bello strutturato, siamo in una buona fase in cui siamo più o meno una quadra di tutto il lavoro che eseguiamo giorno per giorno, e quindi dico ok, mi concentro su quello che prima sono andato ad ignorare per far funzionare il drop, quindi eh, più o meno questo massimo, ehm. Uh... Stripe o Shopify Payment, anche qui l'ho risposto prima, consiglio Shopify Payment solo per il fatto che per settare Stripe devi già fare un giro strano di, di Shopify e quindi è già una cosa che per loro non è calcolata. Gestirla incasinata in realtà solo all'inizio ti chiede alcuni documenti massimo, eh, quindi in realtà no, uh, dopo che gli dai quei documenti secondo me è abbastanza easy anche da gestire. Eh, non puoi fare il cod da Cina diretto, purtroppo. A meno che il tuo agente non te lo offra, ma difficile. Eh, no, Christian, non vivo in Italia. O, meglio, attualmente sono in Italia, ma non. cioè, per vacanza tra molte virgolette, diciamo. Eh, pagamento al fornitore su CG è possibile automatizzare, mh, automatizzare al 100% e non toccare nulla? Onestamente, non lo so. So che puoi fare il fulfillment massivo, e quindi in una volta sola, per due minuti al giorno puoi fare il fulfillment anche di 50 ordini in un momento solo. Uh, Marco, anche questo l'ho parlato, ne ho parlato sul mio canale YouTube uh, inizio anno circa. Giovanni, dopo aver visto il corso, sarò in grado di. Al 100% di costruire un sito o meglio uno store, assolutamente sì, Giovanni, essendo che nel corso una parte. Di, eh, del corso che sono tipo 25 lezioni sono solo sulla creazione dello store dove ti mostro come crearlo ma ti faccio vedere ne creo uno io da zero quindi lo potrai vedere 10 volte quella sezione lì e ti spiego dove mettere le mani dove cliccare quindi assolutamente sì risposta affermativa ok ragazzi allora detto ciò io vi saluto siamo arrivati a un'ora e dieci di live siamo mm, Insomma, vi ho visti belli attivi quindi mi fa molto, molto piacere, eh, Giovanni. Partire con un prodotto che costa 30 e rivenderlo a 80 mh, sconsigli? Non per forza. Mi collego a quello che ho detto prima. Cioè, se c'è una necessità di... nel mercato di quel prodotto e se non ci sono competitor lo vendono a un costo maggiore e hai un budget abbastanza alto per gestire un test di un prodotto a 80 euro, puoi anche farlo. Altrimenti, chiaramente, se è la tua prima. Mm, primo test in drop può essere rischioso e complicato fornitore cinese lo paghi in euro? sì o meglio, in in, in, cioè indipendentemente dal tipo di transazione eh, qualunque gestore usi di pagamento converte la valuta mm, quindi anche quello lo risolvi eh, e direi basta cioè basta nel senso ho, ris ho risposto a tutti quanti Ragazzi, io vi ringrazio, stavo dicendo, mi ha fatto molto piacere la live di oggi. Siamo stati belli attivi. Siete stati belli attivi in realtà. Spero che vi sia piaciuto quello che vi ho mostrato, ma sono ancora più sicuro e, eh, e spero, insomma, che vi piacerà ancora di più il video di domani, dove vi faccio vedere cosa facevo prima e come sono passato a fare un lavoro standard a quello che faccio oggi. Con tre, eh, tre cose, insomma, che mi hanno aiutato a fare questo switch. Sarà un video molto figo, anch'io mi sono divertito a registrarlo. Quindi noi ci vediamo domani alle 14. Ci vediamo inizio settimana con la live dedicata agli studenti. Se volete partire con uno store, se volete seguire le mie strategie, se volete. Un gruppo di supporto eh, per ogni domanda, ogni dubbio e un caso studio completo di TikTok per crescere in organico, anche se avete poco budget. In descrizione trovate il mio corso completo dove trovate eh, tutto quello che non c'è su YouTube. In sostanza, grazie mille ragazzi eh, dei feedback Giovanni, Marco, Reda, Ciro, Enrico. Grazie a tutti, eh, noi ci vediamo domani. Vi auguro una buona serata, buon dropshipping. E ci vediamo molto molto presto. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima.